Milton Finn. Martedì Luca Zaia ed Erika Stefani siederanno allo stesso tavolo dell'autonomia del Veneto. Verdanega sotto la lente, il comune vigilerà sulle procedure e la mappa dei 7 cantieri dell'ex. Risultati, interviste e commenti, tutto sulle amministrative di domani nello speciale elezioni di Rete Veneta. Il sogno di Beatrice per città accessibili, ma lo devono essere anche spiagge e montagne. I residenti di Piazza Castello chiedono altri 6 mesi al comune, l'accordo non è arrivato, si proceda con una proroga, dicono. Erba alta il parco di Via Corso, scambio di battute infuocate tra assessore e consiglieri, colpa della pioggia. Buonasera telespettatori, avete sentito martedì Luca Zaia ed Erika Stefani siederanno ai due lati del tavolo dell'autonomia del Veneto. Una trattativa cruciale per il futuro della nostra regione. C'è il giorno, c'è il luogo e ci sono i protagonisti. La svolta per il Veneto che sogna l'autonomia potrebbe essere ad un passo. Il giorno dell'incontro è martedì alle ore 12, il luogo è invece il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie. I protagonisti dell'incontro sono Erika Stefani, Ministro per gli Affari Regionali, e Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto. A unirli non è solo il simbolo del Carroccio, ma anche la fede nell'autonomia, una fede che ha contraddistinto i percorsi politici che hanno portato uno ai vertici della regione e l'altra a Roma, nello scranno da cui partono ordini e direttive proprio verso i territori periferici. Per il Veneto si tratta di una partita del tutto nuova, una partita in cui non ci sono più due sfidanti, ma due alleati che hanno un unico obiettivo dichiarato, il governatore e il ministro incaricato di cedere deleghe alle regioni che hanno votato un referendum, hanno una comune visione. Per la prima volta faccia a faccia con lo stesso obiettivo, concedere autonomia a una regione che l'ha richiesta forte di un voto che assomiglia a un plebiscito. Ed ora torniamo ad occuparci della Verdanega con l'annuncio a sorpresa della messa in liquidazione della società di Possagno. Arrivano le carte della nuova Imprevar e il comune mette in guardia. Terremo alta l'attenzione, dice ai nostri microfoni l'assessore Roberto Campagnolo. Stiamo vedendo adesso i primi documenti che ci sono arrivati, li abbiamo passati ai nostri legali, ai nostri dirigenti, valuteremo tutto e seguiremo tutto con la massima attenzione. Escludendo il cantiere del ponte, sono 7 quelli che passano dalla Verdanega alla nuova società, la Imprevar. A Bassano c'è il polo museale Santa Chiara che viaggia con un ritardo sul cronoprogramma, ma ci sono anche i lavori di ampliamento del plesso scolastico veronese a Maser, il nuovo pronto soccorso di Dolo, la manutenzione straordinaria e la riqualificazione delle torri a Treviso per 36 alloggi popolari e poi sempre a Treviso la ristrutturazione del comando dei carabinieri, passando per le elementari di San Biagio di Callalta. Con il passare delle ore si moltiplicano le letture di quel che è successo alla Verdanega, che dopo la risoluzione in danno avviata dal comune per il cantiere del ponte, ora passa alla liquidazione. Insomma, sembra emergere una situazione che evidenzia una difficoltà della Verdanega degli ultimi almeno 7-8 mesi, non solo nei cantieri che abbiamo qui a Bassano, ma un po' in tutti i cantieri. Secondo quel che emerge da una prima analisi dei documenti fatta dall'amministrazione comunale, l'azienda qualche difficoltà l'avrebbe avuta ben prima che il comune decidesse di far saltare il contratto d'appalto. Manteniamo alta l'attenzione sull'accessibilità delle nostre città, ma anche di spiagge e luoghi di villeggiatura. Il villaggio San Paolo, Cavallino Treporti, una comunità senza barriere architettoniche e psicologiche, un'ampia spiaggia attrezzata, è un villaggio con oltre 300 alloggi, un terzo dei quali concepiti per disabili. E poi c'è la spiaggia di Nemo, a Jesolo, che mette a disposizione 56 ampie piazzole con ombrelloni e lettini per agevolare l'accessibilità alle sedie a rotelle. Qualcosa comincia a muoversi, anche se ancora tanto è il da farsi, nelle città in particolare. Si potrebbe fare molto di più se ci si impegnasse. Bassano ci prova con Beatrice, che cerca di sensibilizzare la gente sul tema, ma tenta anche di fare concretamente della sua città un posto accessibile a tutti. Anche centro storico non è, come si può dire, non è adeguato ai disabili, nel senso che non ci sono pedali e tutto quanto, insomma, negozi e tutto il resto. Non è adatta, penso, per me. Sono troppe. Sali scendi. Se ne parla abbastanza dopo dell'evento della bambina là, del parco giochi. Ci sono dei problemi per le carrozzine, quelle fuori perché
negozi. Perché la città è medievale e i problemi li troviamo adesso. Una battaglia che porta avanti anche Rete Veneta affinché ci sia una comunione di intenti e i municipi viaggino verso la medesima direzione. Cercare di mettere a posto un po' parcheggi soprattutto, e soprattutto per i disabili in primo linea, perché erano problemi le carrozzine eccetera. Gradualmente ogni negozio, nel momento in cui uno fa un restauro, mettere l'obbligo di mettere la possibilità anche ai disabili di poter andare. E vigilia di voto per oltre 500.000 di elettori in Veneto, chiamati domani alle urne per l'elezione di 46 sindaci ed altrettanti consigli comunali. Lo spoglio ci sarà già nella notte, Rete Veneta ovviamente seguirà in diretta lo spoglio con uno speciale elezione a partire dalle 21.15 di domenica 10 giugno. Lunedì mattina in orte inizierà una diretta alle 7 con i risultati definitivi. Nel Bassanese andranno al voto per eleggere il sindaco i comuni di Marossica, Rossano Veneto e Denego. Domenica 10 giugno circa 24.000 cittadini del Bassanese torneranno al voto per le elezioni amministrative nei comuni di Marossica, Rossano Veneto e Denego. In questa tornata di amministrative si vota in un solo giorno, con seggi aperti dalle 7 alle 23. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Anche in questo turno di amministrative si applica un sistema elettorale maggioritario a turno unico. I cittadini al seggio potranno tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata al candidato sindaco, oppure sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata. In tutti questi casi il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato primo cittadino. Nel maggioritario a turno unico non è previsto il voto disgiunto. Per quanto riguarda le preferenze, c'è una differenza tra i comuni con meno di 5.000 abitanti e quelli compresi tra 5 e 15.000. Quindi a Enego, piccolo comune, si potrà esprimere la preferenza per un solo candidato al consiglio comunale, scrivendo il cognome nell'apposita riga affiancata al simbolo della lista. A Marostica e Rossano Veneto invece le preferenze esprimibili saranno due e nel caso vengano indicate entrambe dovranno essere candidati di sesso diverso e della stessa lista. Parliamo di Altopiano, sono 8 i comuni per poco più di 21.000 abitanti. Troppi, secondo uno studio della Regione Veneto del 2012, così Lusiana e Conco allungano il passo verso l'Unione. Frazionamento di risorse e di capacità di possibili interventi di sviluppo. 8 comuni per poco più di 21.000 abitanti, coi tempi che corrono, sono troppi. L'Altopiano, come molte zone periferiche d'Italia, registra dagli anni 20 un continuo calo demografico e, come per tutti, un progressivo invecchiamento della popolazione. Questo comporta conseguenze negative in tanti settori, dalla scuola all'ambiente, dalla sostenibilità alle infrastrutture e al welfare. La regione, a fronte di numeri e studi demografici, spinge così alla fusione. Ottenendo così importanti finanziamenti sia a livello statale che a livello regionale. Stiamo parlando per Conco Lusiana di circa 8 milioni di euro che arriveranno nei prossimi 10 anni. Degli 8, Conco e Lusiana sono i comuni che hanno ingranato la marcia della fusione. Nello studio regionale si ipotizza un Altopiano infatti con 4 comuni, Asiago, Conco Lusiana appunto, Rozzoroana e Gaglio Fozzaenego. Fondamentale sarà il referendum consultivo che si svolgerà in autunno, però una grande occasione, ognuno continuerà a mantenere la propria identità, il proprio nome del proprio paese, solo che verranno unificati i servizi. Le perplessità tra i cittadini non mancano, si chiedono quale sarà la sede del municipio, dove l'ufficio anagrafe e quale il nuovo nome, ma pare che tutti riescano a vedere il progetto come una grande possibilità. Oggi i bandi regionali ma anche statali e comunitari prevedono degli incentivi, dei punteggi maggiori per quelle realtà che si mettono assieme, quindi il futuro è tracciato. Oggi c'è la possibilità di scegliere con chi fondersi e con chi andare, domani mattina invece potrebbe essere lo Stato. E i residenti di Piazza Castello chiedono altri 6 mesi al Comune, visto che l'accordo non è arrivato, dicono si proceda con una proroga. Siccome non abbiamo trovato un accordo sulla sostituzione di parcheggi in Piazza Castello, abbiamo chiesto, come da delibera, una proroga di ulteriori 6 mesi e quindi otteniamo una risposta dal sindaco. 6 mesi di proroga al fine di individuare una soluzione alternativa, con la conseguente sospensione della delibera del 23 febbraio scorso. A chiederlo un gruppo di residenti che ha il permesso di parcheggiare nel castello della città. Un'area di sosta che il comune vuole depennare, ma che loro provano strenuamente a difendere.
Ora hanno inviato le firme chiedendo al comune di tener fede alle promesse, prima su tutte quella di arrivare ad una soluzione condivisa, una condivisione che al momento non c'è. La soluzione che il sindaco poi ci aveva promesso era l'uso esclusivo della sola piazza Terraglio, che sarebbe più comoda anche perché dei 36 residenti, 32 abitano nella vicina piazza Terraglio, via Bonamigo, via Gamba, vicolo Bonamigo, via Matteotti. Già raccontano parcheggiare in castello non è idilliaco, di tanto in tanto spuntano i divieti, senza che qualcuno verifichi poi se le manifestazioni che impongono quei divieti ci siano davvero o meno. L'ultimo episodio risale a giovedì. Dalle ore 15 alle 20 c'era interdetta la zona di parcheggio in piazza Castello causa manifestazioni, alpini e messa. In realtà non c'è stato assolutamente nulla, per cui noi siamo corsi ai ripari, abbiamo spostato la macchina, molte persone l'hanno messa in piazza Terraglio pagando, con il risultato che alla fine non c'è stato né nessuno, cioè non si è visto nessuno e non c'è stato niente da fare poi tra le altre cose. 6 mesi di tempo e una soluzione condivisa, le loro 2 richieste, ora la palla passa al comune. Tragica scoperta oggi nel primo pomeriggio in un appartamento di via Vittorelli a Bassano. I vigili del fuoco hanno trovato il cadavere di un uomo di 51 anni ed è stato subito chiaro che era morto da giorni. Immediato l'allarme ai carabinieri che stanno eseguendo i rilievi da primi accertamenti. Il 51enne che viveva da solo sarebbe morto per un malore. A dare l'allarme alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, si sono preoccupati. E sono state sospese invece le ricerche del 67enne Nerio Cavalli. La prefettura deciderà lunedì se procedere, se e come riprendere le ricerche. La prefettura ha deciso di sospendere le ricerche del 67enne Nerio Cavalli. Nelle prossime ore verrà convocata una nuova riunione in cui valutare se ripartire ed eventualmente in quale area farlo. L'uomo ha fatto perdere le sue tracce mercoledì scorso, è uscito dalla sua abitazione in centro e non ha fatto più ritorno. I familiari allarmati avevano dato l'allarme. Per 2 giorni un'imponente macchina delle emergenze ha provato a rintracciarlo. Elicottero, unità cinofile, volontari e forze dell'ordine non sono però riuscite a risolvere il mistero su cosa sia successo all'uomo e sul perché si sia allontanato da casa. 67 anni, ex dipendente di ANAS, Nerio Cavalli, vive in vicolo da Ponte a Bassano. Ci spostiamo a San Zenone degli Ezzellini, scusatemi, oggi ci sono state le Olimpiadi degli studenti, in 450 si sono sfidati. Una sfida all'ultimo calcio, all'ultimo salto, all'ultima capriola. A San Zenone degli Ezzelini l'anno scolastico si chiude con una vera e propria festa, le Olimpiadi dei più piccoli, con lo sport che permette a tutti di misurarsi e di guardare con ottimismo alle nuove generazioni. All'apertura della manifestazione il preside Mario De Bortoli, l'assessore Natalino Pellizzari, il sindaco Luigi Mazzaro. Un momento di spensieratezza in cui a mettersi a confronto sono le associazioni sportive, le frazioni, un'intera comunità. E anche questa sera torna l'atteso appuntamento con la TV dei ragazzi in collaborazione con la Fondazione Pirani Cremona. Ciao a tutti, oggi parleremo di un argomento molto spinoso. Stiamo parlando del bullismo. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Che cos'è in pratica il bullismo? Dunque, gli studiosi che si occupano di bullismo affermano che si tratta di un comportamento prepotente che viene messo in atto sia da un singolo che da più persone, sia maschi che femmine, nei confronti di una vittima. Però, perché si tratta effettivamente di bullismo, devono essere presenti 3 elementi fondamentali. Il primo è l'intenzionalità, quindi il bullo deve avere l'intenzione di far del male alla vittima. Il secondo è la persistenza, ovvero devono essere comportamenti frequenti e non occasionali nel tempo, mentre il terzo è la disparità di potere. Cosa vuol dire? Che spesso purtroppo il bullo ha più potere sia fisico che psicologico rispetto alla vittima. Nel
nostro video abbiamo inserito lo slogan Basta Poco, appunto perché come classe crediamo che anche il piccolo gesto possa fare la differenza. Siamo in compagnia di Giulia Conca, che con la sua classe, la quinta E del Remondini, ha partecipato ad un concorso sul bullismo, vincendo un premio. Ci racconti qualcosa? Volentieri, abbiamo deciso di partecipare a questo concorso contro il bullismo come classe perché ne siamo convinti e perché pensiamo che l'errore più grave che si possa fare è quello di rimanere a guardare. Che consiglio daresti ad un ragazzo vittima di bullismo? Chiamaci se hai bisogno, così ti possiamo aiutare, oppure, meglio, chiama i tuoi amici che vedrai che faranno squadra con te. Cosa diresti ad un bullo? Anche tu hai bisogno di un vero amico che ti aiuti a guardarti dentro, perché anche tu hai un problema e hai bisogno di un aiuto. Se ti senti preso di mira dagli bulli, chiedi aiuto agli insegnanti o alla preside. Fare affidamento a delle persone di cui ti fidi, che potrebbero aiutarti, come esempio i tuoi genitori oppure i tuoi nonni. Rivolgiti a degli amici che possono darti una mano, un aiuto. Basta Poco! Anche per oggi è tutto e buona domenica! Olimpiadi estive 2018 a Bassano del Grappa tra gare podistiche, bicicletta e tiro a segno. Alpinia di d'estate 2018, benvenuti a Bassano del Grappa. Nella cornice della città del Ponte, venerdì sono iniziate le gare delle Penne Nere. Corsa individuale nella mattinata, sotto la pioggia battente. Duathlon nel pomeriggio, sotto un bel sole finalmente estivo. Le alpiniste sono fortunate già perché siamo a Bassano del Grappa. I numeri sono davvero incoraggianti, nel senso che siamo arrivati a 1737 atleti, 57 sezioni che arrivano da tutta Italia. E compresa la Sicilia, compresa la sezione di Roma e compresa le sezioni che sono qui più vicine. E anche se non si classificano tra i primi posti, gli alpini vincono lo stesso. Andando con calma abbiamo visto un percorso favoloso, dire favoloso è poco, anche se era bagnato, ma il percorso è veramente bello, meritava, l'organizzazione è veramente bravi, il tempo non ci ha dato una mano all'inizio, ma adesso ci darà una mano per le prossime, bellissimo, bravi, bravi. Siamo contentissimi perché abbiamo già, per conto nostro, vinto perché siamo venuti in tanti, abbiamo voluto onorare Bassano e i paesi circondanti perché veramente era giusto esserci qua per la memoria soprattutto, quindi grazie a tutti i bassanesi e a chi ha fatto questo campionato. Grande novità delle Alpiniadi 2018 è il duathlon individuale con tiro a segno e mountain bike. La particolarità di questa gara è una duathlon con mountain bike, primo percorso in mountain bike, tiro con carabinieri da laser e secondo percorso mountain bike di nuovo. Festa in onore di Sant'Antonio, il capitello di Mussolente, e quest'anno c'è una ricorrenza speciale. È un anno particolare perché è il 10° anniversario. Una ricorrenza speciale cui se ne aggiunge un'altra, il ricordo di Bruno Ceccato, colui che ha innalzato questo capitello per onorare un desiderio di padre Antonio e che è scomparso prematuramente all'inizio di quest'anno. Assieme a lui è stata onorata la memoria anche dell'ex rettore della Basilica del Santo, padre Enzo Poiana, che fino alla sua scomparsa ha sempre presenziato alle celebrazioni in Vallessina, accompagnando la reliquia di Sant'Antonio, arrivata puntuale a Mussolente anche quest'anno. È bello innanzitutto che ci sia questo evento e la reliquia, che altro che cos'è se non la presenza anche tangibile e fisica del santo che li raggiunge, ma raggiunge questa contrada, Antonio che si fa vicino come è stata tutta la sua vita, pellegrino. Una devozione lunga, quasi un secolo, quella della famiglia Ceccato, che è diventata la devozione e la festa di un'intera comunità. Diventa un richiamo, ecco, per pensare col Signore, per farsi un segno di croce. Siamo a Campo San Piero con la cronaca, un'altra morte per overdose, è l'ennesima questa settimana in Veneto. Overdose fatale, non è riuscito a staccarsi dalla morsa degli stupefacenti nonostante fosse seguito dal servizio tossicodipendenze, una lotta che durava da diversi anni. Il 53enne è stato trovato privo di vita nella sua abitazione a Campo San Martino. I primi rilievi del medico legale intervenuto sul posto su richiesta dei carabinieri fanno collegare il decesso a un overdose. A trovarlo è stato il fratello, rientrato in casa verso le 4 della notte tra giovedì e venerdì. Rimaniamo sempre a Campo San Piero con le erbacce alte al parco e i residenti protestano.
Erba alta al parco, la denuncia sui social delle condizioni del parco di Via Corso a Campo San Piero alza la tensione anche all'interno del Consiglio Comunale. Stando ai post ci si può giocare a nascondino più che a palla. Ma è perentoria la risposta dell'assessore alla manutenzione del comune Carlo Gonzo. Siamo stanchi di attacchi sterili non presentati in comune ma divulgati attraverso Facebook, sbotta l'assessore. La ditta appaltatrice è purtroppo penalizzata dalle frequenti precipitazioni di questa primavera e le operazioni di sfalcio sono a rilento. E domani nell'Alta Padovana sarà festa per i Fanti. Fanti in festa anche nell'Alta Padovana. Il 10 giugno l'Associazione Nazionale Fanti d'Arresto, sezione Alta Padovana, si ritroverà a Galliera per la quinta edizione dell'appuntamento. Lo sfilamento a partire dalle 10.40 dal Bar Stadio al Monumento della Piazza. Vi ricordo invece la programmazione di questo fine settimana. Questa sera alle 21.15 il film Come sposare un milionario. Domani invece alle 9 la Santo Rosario a seguire la parola del Signore, alle 10 la Santa Messa in diretta dal Santuario di Motta di Livenza, 17.30 e poi in replica alle 20.10 Idea Formazione Nord-Est. Abbiamo il consueto appuntamento settimanale con Agricoltura Veneta alle 17.45 e vi ricordo alle 21.15 in diretta lo speciale Elezioni Comunali 2018 che continuerà poi lunedì dalle 7 di mattina in diretta fino all'ora di pranzo. Ora vediamo insieme le previsioni del tempo di domani. Vi ringrazio dell'attenzione, una buona serata a tutti voi. La freschezza dei formaggi locali la trovi da Cherubin. Gran Baby di capra 13,90 al chilo. Morlacco 9,90 al chilo. Vecchia Mastea a cucchiaio 6,50 al chilo. Mozzarella di capra 1,90 da 100 grammi. Le previsioni per domani. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con schiarite crescenti nelle prime ore e addensamenti sparsi, soprattutto sulle zone montane e pedemontane nel pomeriggio. Precipitazioni. Probabilità nel complesso bassa in montagna e a sud-est. Nulla o molto bassa altrove. Si tratterà di fenomeni generalmente locali, anche a carattere temporalesco, possibili più che altro nelle primissime ore sulle zone costiere e nel pomeriggio su quelle montane. Temperatura. Per le minime prevarrà un lieve calo, specie nelle valli. Massime in moderato aumento, specie sulle zone sud-occidentali. Da Cherubin tutto il buono dei salumi nostrani senza conservanti. Carpaccio di Bresaola, 29,50 al chilo. Prosciutto crudo stagionato, 22,90 al chilo. Pane, focacce e biscotti cotti a legna. Cherubin, a Bassano via Goppi.